Dopo il pari interno con il Torino, il Messina cerca gloria a Genova. Vuole chiudere l'anno nel modo migliore e per farlo deve rientrare in città, almeno con un punto in più in classifica. La formazione giallorossa si schiera con la tradizionale casacca bianca e calzoncini neri, mentre il Genova la tradizionale casacca rosso-blu. C'è uno scontro di gioco tra il portiere del Messina Rossi e il giocatore del Genova Locatelli. Rossi addirittura è colpito con un calcione in questa circostanza e i giocatori del Genova non si risparmiano né risparmiano il portiere del Messina quando sono sotto porta. La squadra giallorossa deve fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, vale a dire di Benitez, il peruviano arrivato a rafforzare l'organico. La sua assenza si fa particolarmente sentire in questa partita molto ma molto difficile e altrettanto delicata che il Messina gioca al Ferraris di Genova, peraltro stracolmo di pubblico. Questo è il primo gol, il gol che viene realizzato al 46esimo minuto del primo tempo, quando ormai praticamente le squadre stavano per andare negli spogliatoi, lo segna Baveni. Poi il Messina tenta all'inizio della ripresa di raddrizzare immediatamente le sorti dell'incontro, prima con un colpo di testa peraltro mancato e poi con un calcio di punizione di Landri, ma è il Genova che realizza il gol del 2-0 con questa corta respinta del portiere Rossi e Piaceri che si trova il pallone invitante sui piedi e da due passi naturalmente non sbaglia. Cerca il gol della bandiera il Messina con questo attacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Dotti che manovra, Dotti che mette al centro il pallone, ma non si fa sorprendere da Pozzo, portiere del Genova. Genova che trova addirittura il terzo gol dopo che Landri tocca un pallone all'interno della propria area di rigore con le mani, l'arbitro fa continuare l'azione, c'è un batteribatti, Bagnasco che mette al centro un invitante pallone colpito di testa da Derlin che insacca imparabilmente mandando la palla alle spalle del proprio portiere. È il 3-0 finale, il Messina dunque torna da Genova non con un punto in più in classifica ma addirittura con 3 gol sul groppone e per il Messina è crollo SOS, infatti il Messina affonda a rotoli di fronte al Genova, il peggior Messina dell'anno in una partita giocata malissimo e Mannocci negli spogliatoi non cerca nessun attenuante, niente da fare, dice il tecnico, la ruota non gira per il verso giusto e lo dimostra anche la classifica, Messina relegato all'ultimo posto con 6 punti. E adesso al Messina non resta che battere il grande Bologna.